Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio dei Condotti EPS per quanto riguarda la rubrica delle porcate della federazione. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina. Inoltre di visitare il sito internet del canale www.borderlineitalia.com. Oggi vi parlerò di patria potestà. È un diritto, diciamo, sancito da, penso, tutti gli stati del mondo, no? C'è il diritto di educare e crescere i propri figli, a quanto pare non per la federazione. Nella fattispecie, di cosa sto parlando? Per scoprirlo, saliamo a bordo della nostra USS Relativity e andiamo a vedere cosa è successo. Capito, mi sto riferendo al 16° episodio della terza stagione di The Next Generation, la figlia di Data. Cosa è successo? Data ritorna da una conferenza e si chiude nel laboratorio scientifico dell'Enterprise per non si capisce per quanto tempo. Mesi, giorni, non si sa. Nessuno sa cosa stia facendo all'interno del laboratorio. A un certo punto lui manda a chiamare Jordi, Diana e Wesley Crusher e lui fa vedere cosa ha fatto. Ha procreato. Infatti la domanda ora è come, insomma, Data. Vabbè, avete capito. Beh, non credo sia andata così. Comunque, Data introduce l'HAL ai suoi tre amici e sia Jordi, Diana che Wesley iniziano a fargli delle domande perché, insomma, è un nuovo androide. Durante questa conversazione l'HAL usa la parola padre per riferirsi a Data. E qui abbiamo Wesley Crusher tutto schifato, fa Data, l'ha chiamato padre. E Data semplicemente risponde con: sì, l'HAL è il mio primo figlio. E infatti Data, durante questa conferenza in cui si era recato qualche tempo prima, aveva visto un nuovo studio che presentava una nuova tecnica per quanto riguarda il trasferimento di dati dei cervelli positronici, e quindi lui dice: bene, adesso io faccio questi esperimenti e cerco di replicare quello che aveva fatto il dottor Sung con Data e poi ovviamente loro. Come di consueto, parte la sigla e dopo la sigla di The Next Generation l'episodio inizia ufficialmente con il classico diario del capitano che andremo a ascoltare insieme. Diario del capitano, supplemento. Sono stato appena informato della insolita iniziativa intrapresa dal comandante Data. Insolita iniziativa? Poverino, voleva fare un figlio. Anche Picard si reca nel laboratorio scientifico per vedere l'HAL. Data è eccitato da presentare questa sua creazione, utilizzo questo termine. Tutti sono più o meno strabiliati. Tutti sono più o meno contenti e ci sono di Picard. Picard, in maniera molto fredda, dice: perché non mi ha informato? E Data dice: ma io non sapevo che un membro dell'equipaggio doveva informarla se voleva procreare. E qui si vede che a Picard gli parte un neurone. Mi sta partendo quel famoso neurone. Picard si scoccia e interrompe di nuovo Data dicendo: signor Data, quando ha 5 minuti le vorrei parlare in privato. Infatti, poco dopo Data si reca nell'ufficio del capitano e Picard gli dice: guarda, perché non me l'hai fatto sapere? Col fatto che ci sia un nuovo androide, che solamente il dottor Sung era riuscito a crearlo e nessun altro non è riuscito a fare una cosa di simile, la federazione ora ci vuole mettere le mani sopra. E te la dice: ma dove sta il problema? Picard gli dice: guarda, ti sei assunto una bella responsabilità. Però Data mi sa che non aveva capito. E Data risponde: io ho consultato tutti i testi per quanto riguarda il fare genitore, anche se c'è un po' di confusione, però va, penso di essere in grado. E qui si vede il double face palm della storia. Allora, quando Picard gli spiega che non si riferiva alla responsabilità genitoriale, ma alla responsabilità di aver creato un nuovo androide e quindi la flotta stellare desidera adesso metterci le mani sopra, Data risponde in maniera molto matura e la mette sul discorso della continuità. Per esempio, Data dice a Picard: guarda, io lavoro a una nave stellare, cosa succederebbe se un giorno io venissi danneggiato o addirittura andassi perduto? Quantomeno l'HAL mi dà quel senso di continuità. Però Picard dice:
Vabbè, non so se voi l'avevate notato, Lal non ha un aspetto, diciamo, umano. Il motivo di questa cosa è perché Data desidera fargli scegliere il genere e anche la razza. Ovviamente io, parlando in italiano, devo utilizzare un genere, in questo caso utilizzo il genere maschile, perché in italiano non c'è il genere neutro. Basta, si lega con Diana nel pontologrammi, stanno là per ore ad analizzare non so quante migliaia di scelte. Dopo diverse ore, che tra l'altro pure la povera Diana si era pure addormentata in un angolino del pontologrammi, arrivano a restringere il campo ad un paio di scelte. C'era una bellissima andoriana, un bellissimo umano, un bellissimo Klingon. Alla fine Lal sceglie di essere una ragazza, quindi di genere femminile, umana. Diana Troi se ne esce con un simpaticissimo. Ascoltiamoli insieme. Congratulazioni, Data. È una femmina. Da questo momento in poi Data inizia a godersi sua figlia come farebbe un buon padre. E infatti inizia a portarla nei suoi alloggi. Però fanno le cose più sceme. Data aveva trasferito a Lal parte del suo cervello positronico. Però, diciamo, mi aspettavo che con la piccola parte che aveva trasferito magari non fosse così scema. Ma in realtà è scema totale, perché va nei suoi alloggi e dice: sedia. Per sedersi. Quadro. Quadro. Morbido. Quello è un quadro? No. Quello è un fiore, là. Odore! Sì! Mostrami tutto, padre! Le grandi verità! La luce! L'albero! Il giallo! Diciamo che all'inizio Lal non spicca di intelligenza, nonostante che sia capace di fare fantastino di caccoli a secondo, perché Data le sta imparando come scoprire il mondo. E infatti glielo fa vedere con piccoli passi, come questi. Lal progredisce molto lentamente, ma non si intimorisce di fronte alle proprie battute d'arresto. La coordinazione motoria è migliorata del 12%, i riflessi invece devono ancora svilupparsi. Sta anche imparando ad integrare il suo innato comportamento androide con reazioni umane simulate. A questo punto Wesley Crusher ha un'idea brillante. Consiglia a Data di portare Lal a scuola. Ha dovuto fare dei test ed è stata messa con dei ragazzini più grandi. Poi i ragazzini più grandi la prendevano un po' in giro, la bullizzavano, da quello che si capisce. Quindi la maestra l'ha spostata in una classe con dei ragazzini più piccoli, che però avevano paura. E vediamo. Sì, ma le cose non vanno molto meglio. I bambini hanno paura di lei. Poverina è emarginata. A un certo punto Data continua a trasferire le sue esperienze contenute nel suo cervello positronico a Lal, e quando questo lo fa, ogni tanto, diciamo, Lal si rompe. Si rompe perché inizia a fare domande tipo: perché io sono io e tu sei tu? E come si fa a riparare un androide che si è rotto in quella maniera? Basta un colpo di control alt canc e tutto è a posto. Qual è il mio scopo? Scopo? La mia funzione, la mia ragione d'essere. Questa è una domanda complessa, Lal. Per adesso accontentati soltanto di sapere che la nostra funzione è quella di contribuire in modo positivo al mondo in cui viviamo. Perché io sono io invece di qualcun altro? Perché tu sei mia figlia. Da dove sono venuta? Queste domande che mi stai facendo indicano che i trasferimenti incrociati dei percorsi associativi sono perfettamente riusciti. Infatti hai cominciato ad elaborare le informazioni di logica, estetica, metafisica ed epistemologia. Insomma, stai diventando consapevole, Lal. E come? Mettendo in discussione ed esaminando le tue prime percezioni istintive. Perché abbiamo solo due mani? Perché abbiamo solo due gambe? Perché il cielo è nero? Perché io... Qual è il mio scopo? Quello di andarmi a prendere una birra quando ne ho voglia. Perché io sono io invece di qualcun altro? Eh? Da dove sono venuta? Da sotto un cavolo. E come?
Non lo so, eri là e basta! Perché abbiamo solo due mani? Perché abbiamo solo due gambe? Perché il cielo è nero? Perché io... Tra un review del sistema e insegnare all'Hull cose interessantissime, tra cui come battere gli occhi, Picard parla con l'ammiraglio Haftel, che praticamente è molto interessato all'Hull e infatti se la vuole prendere. Picard, insomma, ci prova a dire no, guarda, l'Hull... una bambina deve stare col padre. E l'ammiraglio Haftel dice no, guarda, noi qui alla stazione Dystorm di Galon 4 abbiamo i migliori scienziati, le migliori tecnologie, non possiamo assistere l'Hull nel migliore dei modi. L'ammiraglio Haftel dice guarda, io ho ottenuto l'approvazione della flotta stellare per venire da voi nell'Enterprise, vedere a che punto è l'Hull, e se non sarò soddisfatto me la porto perché ho avuto l'autorizzazione. Quindi Haftel gli ordina a Picard di mantenere la posizione perché sta arrivando. Visto che il tentativo di Data di far integrare l'Hull nel contesto sociale dell'Enterprise era fallito, allora ha un'altra idea. La porta nel bar di Prora e la fa parlare con Guinan. Perché per la stessa missione di l'Hull poteva imparare molto da una vecchia come lei, e quindi Data gli dice se può lavorare con lei. L'Hull in questo punto dice... che c'ha un programma con 14.000 bevande. Io c'ho un programma stilato in base a una lista di 14.000 bevande come hai detto? Guinan lo fa notare perché il programma di Data non era capace di creare queste contratture gergali. Diciamo, l'Hull aveva migliorato la programmazione di suo padre. Ora io dico, già nel 2021 abbiamo programmi di intelligenza artificiale che riescono a scrivere addirittura libri e articoli, e mi stai dicendo che nel 2300 e passa l'unico androide conosciuto dalla federazione che riesce a fare fantasia di calcoli a secondo non riesce a dire io c'ho questo. Da notare che in inglese questa situazione è stata fatta leggermente diversa, perché Data non riesce, e qui un pochettino mi parte il neurone, mi sta partendo quel famoso neurone, non riesce a fare contratture verbali. Se sapete bene, in inglese si può dire I have got o I've got. Data dice sempre I have o I do not. In questo caso, l'Hull dice I've been programmed with a listing of 1412 known beverages. Questo I've contratto, succede il pandemonio. Seguite anche i miei video di ISER che parlano appunto di inglese. Quindi quando l'Hull inizia a lavorare nel bar di Prora, insomma, viene esposta a dei comportamenti sociali da parte delle persone, così lei impara molto. Tra cui un giorno vede una coppia in atteggiamenti più o meno intimi e l'Hull chiede spiegazioni a Guinan e dice ma perché le sta toccando la mano, e Guinan gli fa è una dimostrazione d'affetto. Quando questi due iniziano a baciarsi, l'Hull dice oh guarda, lui la sta mordendo, e Guinan dice no, non la sta mordendo, ne sta baciando, che le spiega che è un'altra dimostrazione d'affetto. A un certo punto questi qua se ne vanno male nella mano, e l'Hull dice perché se ne vanno? E Guinan dice guarda, ci sono cose che secondo me ti dovrei spiegare tuo padre quando crescerai. Era ovvio a cosa si stesse riferendo Guinan. Visto che l'Hull aveva visto questi comportamenti umani, lei ha la voglia di replicarli. Ma dai, che si lega nel bar di Prora e inizia ad ordinare, e vede dietro il bancone l'Hull. Basta, l'Hull senza molti giri di parole lo prende e lo bacia. In quel momento entra Data e gli dice, comandante Riker, che intenzioni ha con mia figlia? Lui molto imbarazzato se ne va. Vabbè, poverino, cioè è stato tra virgolette violentato da un androide che lo ha alzato di peso per baciarlo. A questo punto arriva Haftel a bordo e vuole andare a vedere l'androide. E dove lo portano? Nel bar di Prora. E lui era incavolato che un androide che è capace di fare fantastilioni di operazioni al secondo, in realtà era messa là a portare drinks. Guinan dice guarda, questo è il posto giusto per imparare all'Hull il comportamento umano, ma l'ammiraglio non mi sembra molto convinto e dice guarda, ora me la porto. Haftel ha un colloquio con l'Hull e gli dice in maniera molto esplicita che se la vuole portare su Galon 4. All'inizio l'Hull dice ok, e lei dice noi ce ne andremo su Galon 4. Quando lei dice noi, lei si riferisce a lei e a Data. Haftel dice no, solo tu, Data resta qua. L'Hull inizia a diventare un po' ostile,
con l'ammiraglio. Data parla con l'ammiraglio e l'ammiraglio dice: guarda, Data, se gli puoi dire a tua figlia che ce la dobbiamo portare, così se tu glielo dici che è meglio per lei, le cose vanno bene. Data un pochettino si oppone in maniera molto pagata: io sono d'accordo che prima o poi mia figlia se ne andrà, però per adesso voglio che stia con me, che io sono la persona migliore a poter imparare come esplorare il mondo. Dopo una discussione, Aftel si spazientisce e glielo ordina formalmente. A un ordine, Data si alza e sta per andarsene, e Picard dice: Data annulla l'ordine. Aftel dice: ma che stai facendo? Io sono qua l'ammiraglio. E Picard dice: ora io parlo con la flotta stellare e me la sbrigo io. L'ammiraglio dice: io rappresento la flotta stellare, io ho avuto l'ordine, quindi valla a prendere. Data se ne sta per andare, Picard dice annullare l'ordine, quindi qui entrano in un forte contrasto. Durante questa conversazione, Lal si rompe di nuovo. Va a Diana, gli va in cortocircuito il cervello e se ne va. Diana chiama Data e dice: guarda, di andare nel laboratorio. Vanno là, questa volta non era un problema che si poteva risolvere con un simpatico riavvio del sistema. Haftel si propone di aiutarlo, Data accetta, buttano tutti fuori. Dopo poco Haftel esce come se avesse fatto un'operazione di 24 ore a cuore aperto e praticamente Lal non ce l'ha fatta. L'episodio è finito che Data va in plancia, Picard dice che tutti sono addolorati della sua perdita e Picard gli dice: ok, adesso riprende il tuo posto. Si siede nella postazione operazioni e tutto riprende come se nulla fosse successo. Vabbè, molti dicono: vabbè, perché Data non ha dei sentimenti, ho capito, però... cioè, almeno dai, non dico una settimana, ma almeno un'ora per il lutto. No, niente, subito. Via, curvatura. Come vi dicevo nell'episodio precedente, adesso attribuisco dei punti per quanto riguarda la gravità di questa porcata. Andiamo a vedere la classifica fino a questo punto. E adesso andiamo a vedere quanto questo episodio, La figlia di Data, è un episodio marcio. Molto bene. Per quanto riguarda il primo criterio di valutazione, di chi è coinvolto, abbiamo sicuramente un ufficiale di bandiera della flotta stellare. Per quanto riguarda morti, io direi di sì, Lal, quindi è morto una persona, e come tipo di perdita mettiamo una stelletta come altro. È durato solamente un episodio, non sono state utilizzate armi. Per quanto riguarda le violazioni, secondo me, dal mio punto di vista, sono stati violati i principi della flotta stellare. Questo ci porta a un totale di 5 punti, che si classifica in decima posizione, facendo scomparire poi dalla classifica l'episodio 10 che parlava di razzismo. E tu? Tutto ciò cosa ne pensi? Interessante. Sì, hai ragione. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, visitate il sito internet www.bordenitalia.com e ci vediamo col prossimo episodio. Ciao!